la Lega dice no, l'IDV, l'Italia dei Valori, ha detto un no secco per diversi giorni, poi oggi forse l'onorevole Di Pietro ha un po' attenuato questo no, comunque lo ha condizionato, ha detto sì, però insomma non è un no secco a Monti. Guardi, Di Pietro sta indicando la luna e noi ci stiamo fermando al dito. Faccio degli esempi. Monti, che noi stimiamo profondamente, ha detto dovrò fare la lotta ai privilegi e alle corporazioni che ingessano l'Italia. Benissimo, arriva dopodomani in Parlamento e dice abroghiamo le province, che come è noto questo Parlamento non ha voluto abrogare. Secondo lei i deputati lo votano? Arriva con la liberalizzazione delle professioni e qui 10 avvocati parlamentari l'hanno bloccata fino ad oggi e improvvisamente gli dicono a lui di sì. Allora quello che noi temiamo è che siccome anche Monti deve venire in Parlamento e farsi approvare le norme, il rischio è che si trovi lui in mezzo a una situazione drammatica. Per questo noi diciamo che probabilmente c'è bisogno di un governo che abbia il supporto dell'elettorato o comunque una data molto ravvicinata.